Let's go, bitches, e benvenuti a questo nuovo episodio di Destiny. In questo caso non è un Breaking the Meta perché quest'arma la conoscete in molti o l'avete vista in molti, ma bene, vi parlerò di una delle classi overpower o comunque dell'arma overpower di questo episodio, che si tratta del Matador 64. Tutti voi conoscete questo fucile a pompa, è veramente forte, ma ora vi dirò il perché. Il Matador io lo consiglio con balistica aggressiva, pacco stretto in modo che così può ridurre la rosa dei proiettili e quindi cercare di fare più long shot con questo pompa. Canna rinforzata che vi aumenta la gittata, ma riduce la stabilità. E infine fortuna nella camera, dove un proiettile a caso del caricatore infliggerà ingenti danni bonus, cioè il 33% in più di danno. Bene, come avete visto da questi perk, questo pompa finisce per avere una gittata incredibile e anche un impatto veramente elevato, in grado di one-shottare quasi tutti gli avversari anche da quasi media distanza. A corto medio raggio diventerà un one-shot kill, grazie a fortuna nella camera potrete a volte fare delle kill che sembrano impossibili. Preferisco il Matador a molti altri pompa, specialmente per il fatto che può essere riforgiato e avere pacco stretto. Ovviamente, fortuna della camera non è un must. Se volete, potete usare anche ginocchiere su quest'arma, che comunque è utile. Magari, se usate lama danzante, utilizzate il perk per poter scivolare più lontano. Questi perk si sommano e farete una scivolata incredibile e potrete praticamente prendere le persone subito come premete il tasto per abbassarvi, specialmente schivare i colpi. Il pompa attualmente è una delle armi più forti all'interno del meta di Destiny, poiché ha, grazie a pacco stretto, comunque ha un elevato impatto e gittata, riesce a one-shottare le persone. In Osiride è un must in quasi tutte le mappe piccole, ma anche in quelle grandi, e se utilizzate il blink o il teleport, beh, sapete già che verrete distrutti da una persona che utilizza questa, diciamo, questa combo. Teleport e blink assieme al pompa, sapete già che vi arriverà a corto raggio per uccidervi. Io ho voluto fare questo video sul Matador perché lo considero veramente forte e penso che serva sapere come riforgiarlo, e specialmente come utilizzarlo. Spero vi sia piaciuto anche il gameplay di sottofondo. Vi saluto, bitches. Se volete sapere altre armi OP, bene, faremo altri video su questa piccola serie. Let's go! Raga, ma che muovo?